Partiamo con Marinella Melandri. Volevo chiederti dal punto di vista dei contrasti sociali, quindi simile alla domanda di prima, ma non proprio identica, che cosa può fare il volontariato e che tipo di incontro è necessario cercare e trovare tra il volontariato e la rappresentanza sindacale? Quindi che collaborazione si può trovare? Dal nostro punto di vista è una collaborazione importantissima perché noi come sindacato ovviamente ci occupiamo di lavoro, ma vogliamo occuparci anche dei lavoratori quando non lavorano più e magari hanno più tempo da dedicare ad attività di promozione sociale o di volontariato, ma allo stesso modo ci occupiamo dei diritti delle persone. Nella loro condizione di cittadini ancora prima che di lavoratori. E quindi diciamo che la caratteristica della nostra organizzazione sindacale, che è un'organizzazione confederale, è proprio quella, cioè quella di voler incrociare e provare a rappresentare i bisogni delle persone nella loro globalità, quindi nella loro condizione di lavoratori, ma nella loro condizione anche di cittadini. E quindi per questo è importante avere delle relazioni molto forti con chi ne abbiamo parlato diffusamente prima, è in grado di monitorare in maniera costante la natura, la qualità e l'evoluzione dei bisogni delle persone. Diciamo che su tutta la parte che riguarda il lavoro attivo siamo forse più strutturati e più organizzati da tanto tempo. E su quelli che invece sono i bisogni di carattere sociale, abbiamo un po' più di difficoltà. Questo è uno dei temi che stiamo dibattendo proprio in queste settimane all'interno della nostra organizzazione, che stiamo anche noi, adesso Hauser oggi celebra il suo congresso. Noi stiamo per iniziare un percorso che riguarda la revisione della nostra organizzazione interna. E stiamo ragionando proprio di queste tematiche, stiamo ragionando di come essere maggiormente in grado di rappresentare i bisogni delle persone intese nella loro complessità, anche perché sempre di più il mondo del lavoro si disgrega, si disarticola e quindi sempre di più non è sufficiente dare delle risposte di carattere contrattuale, quindi prettamente lavoristico, ma è necessario saper indagare, riconoscere e rappresentare tutti quei bisogni di cittadinanza che fanno sì che noi possiamo dire che viviamo in una società civile, matura e che guarda con fiducia al futuro. La CGIL ha investito molto, moltissimo in questo territorio su un'attività che noi definiamo contrattazione sociale territoriale, che ci porta a confrontarci, direi quasi quotidianamente, con le istituzioni del territorio sulle caratteristiche dello sviluppo e sulle caratteristiche degli interventi di carattere sociale. Lo facciamo attraverso la Confederazione, lo facciamo attraverso il contributo indispensabile del sindacato pensionati, che molto bene rappresenta e conosce i bisogni della popolazione anziana, ma insomma, lo dicevo anche prima, il contributo delle associazioni di volontariato da questo punto di vista e in particolare di Hauser, che insomma nasce da una felice intuizione di Bruno Trentin, lo ricordo, oltre 30 anni fa, il quale appunto ragionava anche di invecchiamento attivo, di continuare a dare un contributo positivo da parte delle persone, alle società, e aveva appunto questa capacità di guardare avanti, di leggere il futuro di cui abbiamo parlato anche oggi. Da quella felice intuizione è nata un'esperienza straordinaria, ricchissima, ma che si intreccia e ha necessità di intrecciarsi sempre di più con le attività del sindacato. Abbiamo parlato del bisogno sociale, penso che in questa fase, soprattutto noi anche attraverso le nostre leghe, che sono molto. Poi insomma vedo tante compagne e tante compagne dello SPI qui, quindi credo che insomma da questo punto di vista giochiamo un po' reciprocamente in casa, però credo che in questo momento in particolare l'impegno sia da mettere proprio sul recupero delle occasioni di socialità di cui tanto abbiamo parlato questa mattina. Intendiamo farlo con tutte le nostre strutture, con il nostro contributo, ma sapendo che anche qui siamo in una logica di reciproco scambio. Grazie, grazie mille.